Allora, se credete possiamo cominciare perché abbiamo un certo numero di minuti di ritardo. Io ovviamente voglio ringraziare innanzitutto il professor Ricolfi e gli amici di Lapsi e di Nexa che mi hanno gentilmente invitato a essere presente oggi e a svolgere questo ruolo di chairman di questa tavola rotonda, e ovviamente a me fa molto molto piacere per mille motivi, compreso il fatto che mi ha dato l'occasione di rivedere e ristudiare molte cose importanti. Io conterrò l'introduzione proprio per consentire il più possibile l'uso del tempo. Parlo in italiano perché sono concetti complessi ed è bene poterli esprimere il più possibile nella propria lingua. Se poi ci fossero problemi cerchiamo di usarle tutte entrambe. Noi, a mio giudizio, ci troviamo in un momento di passaggio. È in vigore la direttiva 2003 per la PSI, l'open data, e ancora in vigore la direttiva 4695 per la protezione dati. Entrambe riuscivano a trovare un equilibrio. Sulla direttiva 2003 c'era stato un parere del Working Party del 2003 che aveva dato delle indicazioni abbastanza chiare. Poi, come dimostra il lavoro importante fatto nell'ambito LAPSI, ovviamente scontavamo attuazioni diverse sia per l'una che per l'altra direttiva degli Stati membri. Essendo direttive, implicavano l'armonizzazione. Implicando l'armonizzazione, comportavano necessariamente la possibilità di leggi nazionali diverse. Come quel documento dimostra, incrociando la diversità nazionale sull'open data e la diversità nazionale sulla protezione dati personali, nascono e tuttora vivono piccoli mostri, nel senso che paese per paese possono esserci divergenze significative. Ma scontate queste divergenze, che erano figlie di quell'approccio delle direttive, sostanzialmente il sistema era in equilibrio. Cosa avviene? Avviene che cambia il mondo. Fra il 2003 e ancor più il 95 e oggi è cambiato il mondo. È cambiato nell'ambito dell'open data perché, come sappiamo tutti, il numero di dati a disposizione cresce continuamente e nelle tecnologie di trattamento che creano dei dati, dei metadati, si moltiplicano. È cambiato il mondo perché lo sviluppo dell'ICT ha determinato problemi di protezione dati completamente nuovi. Basti pensare ai social network, agli smartphone e tutto quello che consegue. Visto che c'è questo cambiamento del mondo, che succede? Succede che oggi noi ci troviamo di fronte a una proposta nuova di direttiva in materia di open data. È una proposta nuova di regolamento in materia di protezione dei dati personali. Notate la differenza. In materia di protezione dei dati personali si è capito che non ci si può più affidare a una direttiva. Non si può più scontare la molteplicità di leggi nazionali. E si cerca una normativa europea uniforme uguale per tutti i paesi. Certo che nasceranno mille problemi, perché comunque è una normativa di settore che poi deve innestarsi negli ordinamenti nazionali. Quindi se anche io ho una normativa uniforme, tutta immediatamente applicabile, innestata negli ordinamenti nazionali, avrò comunque qualche differenza. E però è un passo avanti forte,
Secondo, questa normativa, questo regolamento sconta un altro punto fondamentale: la possibilità per la Commissione con atti delegati nel tempo di adeguarlo. È una proposta, però questo è oggi quello che abbiamo sullo sfondo. In materia di open data si mantiene la direttiva e la proposta di direttiva sconterà applicazioni nazionali diverse, perché le direttive portano sempre a questo. Secondo passaggio, l'open data che viene proposta adesso rispetto alla protezione dei dati personali pone problemi completamente diversi. Il parere dell'EDPS lo mette bene in risalto. Quali sono i punti fondamentali di novità rispetto al 2003? Uno, è principio generale la disclosure, il reuse, e solo è in casi eccezionali, specifici, che questa disclosure non è vietata. Quindi, mentre nel 2003 si partiva da un principio diverso, che era per ogni Stato poteva stabilire la messa in comune di dati per finalità da definire nell'ambito del mercato interno, adesso si rovescia il discorso. Le finalità serviranno a vietare, non a consentire. Questo costituisce un colpo mortale alla protezione dei dati personali, perché la protezione dei dati personali si basa prima di tutto sul principio di finalità. Tu hai una informazione che mi riguarda, hai diritto di usarla per il fine, per lo scopo per cui ce l'hai, o per lo scopo per cui io ti ho consentito di usarla. Ecco perché poco fa sono intervenuto sul principio di legalità dell'amministrazione. Se io passo al principio opposto, qualunque informazione la pubblica amministrazione ha è pubblica, salvo che sia vietato, salta la protezione dei dati personali, perché oltre a usare le informazioni su di me per gli scopi tuoi, per iscrivermi all'università, per farmi fare l'esame, poi la metti a disposizione di tutti. E allora io su cosa ti do il consenso? Su cosa posso verificare che tu usi l'informazione che mi riguarda per uno scopo definito? Ecco perché è più difficile di prima trovare il punto di equilibrio. Secondo colpo importante: mentre nel 2003 ancora si parlava di messa a disposizione di dati, qui ormai siamo alla messa a disposizione di tutti i dati. Qual è la differenza? Che tutti i dati significano le banche dati. Allora, se io devo mettere a disposizione tutti i dati, vuol dire che devo mettere a disposizione le banche dati. E le banche dati, per definizione, contengono dati di ogni tipo, qualità, dati personali intrecciati con dati non personali. E di nuovo è un colpo mortale alla protezione dei dati personali, perché se devo mettere a disposizione tutti i dati che possiedo e si dovesse dire salvo quelli che riguardano persone individuate o individuabili, vabbè, allora io non ti metto a disposizione l'archivio dell'Università di Torino, mi dai 10 anni di tempo, lo pulisco di tutti i dati personali e poi vediamo cosa ti metto a disposizione. Questi sono i due punti nuovi, grossi, importanti, che abbiamo di fronte. E se leggete il parere dell'EDPS sulla proposta, vedete che sempre intorno a questo ritorno. Dopodiché l'anonimizzazione dei dati può essere una soluzione fino a un certo punto. Uno, sappiamo che nulla è anonimizzato per sempre. Due, anonimizzare è estremamente costoso e complesso. Infatti l'EDPS dice, guardate che è inutile che diciate a costi marginali, perché se volete anonimizzare i dati personali sarà molto costoso. Significa, come dire, quando io metto a disposizione, imporre perlomeno, e questo dice l'EDPS, questa è una cosa molto grossa, a chi userà i dati il compito di proteggerli. Quindi io trasferisco il compito di mia amministrazione su chi li userà. Questo è facile se è una licenza, è facile da prevedere, perché ti do la licenza imponendoti un obbligo, è facile da accertare. Ma se la disclosure è generalizzata, è teorico dire chi li usa deve ricordarsi che c'è il problema della protezione dei dati personali.
E ci sono mille altri aspetti che nel parere delle DPS sono perfettamente indicati. Questo è il punto. Allora noi dobbiamo avere chiaro che se discutiamo del presente, che è già un passato, siamo dentro direttiva 2003, direttiva privacy 46-95, parere del Working Party 29 del 2003. Se decidiamo del presente, del futuro che sta diventando presente, allora dobbiamo discutere della nuova open data e del nuovo regolamento. Infine, e ultima considerazione, cambia completamente il tema del trasferimento a paesi terzi, cambia completamente il tema della conoscibilità in the wild world, nel mondo intero. Perché? Perché, come io personalmente nel mio piccolo ho sempre sostenuto, la protezione dei dati personali non è solo un diritto fondamentale del singolo, ma è un interesse pubblico di una società. Io metto a disposizione tutti i dati anagrafici, tutti i dati fiscali dell'Italia, a disposizione di tutto il mondo, in cambio di cosa? E allora il problema vero è: o l'open data è mondiale e le regole di conoscibilità sono mutuo scambio e reciprocità, o l'open data per ciascun paese membro, per l'Unione Europea, porrà seri problemi strategici, perché al di là dei dati di sicurezza, dei servizi segreti, eccetera, non c'è dato collettivo di una società che non abbia effetti strategici. Come abbiamo visto nel caso Swift, quando gli Stati Uniti con Executive Act del Presidente hanno chiesto e ottenuto di avere accesso ai dati delle transazioni finanziarie tenute dalla SWIFT, che erano il 97% delle transazioni finanziarie del mondo, gli europei hanno fatto il possibile per opporsi. Perché? Perché mancava lo scambio di mutua reciprocità e perché era evidente che quei dati erano usati dagli Stati Uniti non per conoscere la singola transazione finanziaria, e neanche le transazioni finanziarie in quanto tali, ma se leggendo le transazioni finanziarie si potevano vedere attività terroristiche o a vedere le attività di prenotazione sui mercati degli operatori nazionali dei diversi paesi. E questo è il motivo per cui noi ci opponevamo. Quindi la finale di questa introduzione, di cui scuso la lunghezza, è che ancora una volta, come per la protezione dei dati, anche e persino di più nell'open data, dobbiamo aver chiaro che o si arriva a una legislazione mondiale, a una legislazione condivisa, o tutti gli sforzi che noi facciamo, per quanto ideologicamente fondati, dovranno tenere presente il principio di realtà e non solo la difesa del diritto individuale del singolo, ma anche la tutela delle nostre società e comunità, perché da un lato l'open data è una grande risorsa di sviluppo, di crescita, di conoscenze, dall'altro è anche una grande denudazione, messa a nudo, di una società, e in un mondo conflittuale e complesso questo inevitabilmente pone dei problemi. Adesso credo che dai tre interventi che seguono avremo ampiamente degli approfondimenti. È interessante che le DPS cerca di reintrodurre la limitazione di finalità almeno nella licenza, e almeno quando lo date su licenza dite di dire per quale scopo e se verrà usato da altri che debba essere usato compatibilmente allo scopo che avete detto. Ma questo è chiaro che è proprio l'opposto di quello che si vuole. Infine vorrei dire che l'unica soluzione che io vedo per il futuro, per trovare un equilibrio, è di mettere sugli Stati membri, e qui sarebbe meglio sull'Unione, il compito di definire quali tipi di dati non devono essere oggetto di disclosure, assumendosi la responsabilità a livello di Unione. Qui il rischio, lo dico al nostro rappresentante della Commissione, è la direttiva, perché sarebbe meglio se fosse possibile un potere specifico dell'Unione nel definire lei e non gli Stati membri i limiti alla disclosure.
se non rischiamo di avere troppe differenze. Infine, ed è l'ultima osservazione davvero, in questa logica diventerebbe ancora più importante l'autorità regolatoria che la direttiva prevede, perché questa autorità regolatoria potrebbe non solo garantire che gli Stati membri aprano, ma anche garantire che gli Stati membri rispettino le decisioni comuni su cosa tenere riservato, e quindi consentirebbe a queste autorità di avere un ruolo di regolatore sia in ascesa sia in discesa, sia nell'aprire sia nel chiudere. Adesso era prevista la nostra collega Dos Santos, le do il microfono, sapete tutto di lei, quindi Università di Nemours, eccetera. Dica lei di cosa parla. Yes, so good morning and thank you to invite me once again. So I'm here to represent the working group 2 on privacy aspects of PSI between private and public law. Okay, so I'm presenting a work done by 10 authors of this consortium. So I think we reach our aim within this Lab Cinematic Network. Just to stress that our working paper is still a draft. There are 10 authors, 7 member states represented, so it is an imperfect paper because we have different legal sensitivities and different legal approach about PSI reuse, about data protection, so it is reflected in our paper. I just want to stress that Eleonora Bassi and Polona Tepina has written an executive summary, very little, so you can have a look of our recommendations in this executive paper. So why did we tackle the issue of data protection related with the reuse of PSI? Because as all the speakers have said, the public sector collects and produces a wide range of information. A lot of this information could be considered as personal data. And the definition of what is a personal data is very large. And so data protection legislation applies when there is personal data at stake. Our main observation is that there is a need to combine both legislation when personal data are at stake, which is not so easy to understand in the current text of the PSI directive. So our main observations are that the PSI directive already refers to the application of data protection legislation, even if it is not very clear. However, the main problem is that PSI directive has been transposed in different ways by member states. For instance, and just to quote someone, Belgium, which federal law on reuse of PSI has imposed systematic anonymization of personal data when there is reuse. While, for instance, in France, the CADA law, which is the Freedom of Information Act of France, authorizes reuse of personal data in 3 cases, when there is the consent of the data subject, or when the data are anonymized, or when there is a legal text that allows the public body to give this personal data. There are other cases that sometimes the prior authorization from the CNIL, which is the National Data Protection Commission, is also required. So our main finds is that there is a lot of practices and solutions between member states, within member states. For instance, in Belgium, once again, it is a federal state. There are different laws that transposes the PSI directive. Sometimes the provisions are not the same, so it is very difficult to understand if you are a PSI holder, a PSI reuser, or even an individual, what law applies if someone wants to reuse your personal data. So I don't come back from the interest protected by the data protection legislation. Professor Pizzetti has mentioned a lot of things. Susanna also.
just to stress that we are trying to strike the balance between two interests, but from one part, data protection and privacy is a fundamental right, and the other part, a release of PSI, it's not a right. It's a kind of policy that the European Commission is trying to impose to member states from a top-down approach, with each touching the access regimes of member states. It's a large problem. And so I try to put in place some contradictions, what is against what. Mrs. Susanna has already mentioned the purpose principle, which is a great principle in the data protection legislation. How to respect this purpose principle when there is a new data processing, the reuse, and that has another purpose in itself, and how to combine both. There are two data processing, the first one done by the public body in its quality of public body, in its missions of public service, and from another point of view, the reuser, that could be another public body, that could be a company, that could be an NGO, that could be an individual that may want to reuse these personal data. There is also another key principle, the principle of proportionality. How can we balance these two interests? One fundamental right, one policy. It's very difficult. We have to protect the data subjects, their personal data that they have give to the public sector because they are obliged. A lot of mandatory rules oblige you to furnish your personal data. They trust you because you are the government. You have to protect their personal data. So they don't want that a company or another individual use this personal data like this. So how to strike the balance with the reuser's interests? There are a lot of how to respect the data subject's rights, which is right to information, right of access, right of rectification, eraser, blocking, etc. of this data processing versus transparency, openness. I agree with the comments done this morning. Transparency could be a good thing, but could also be a bad thing. You just increase the risks of misuse of personal data if you open everything, all registries or databases. How to comply with the prior notification obligation to the national supervisory authorities on data protection that already exists? How to combine its powers with the new PSI authority or the access authority that already exists in some member states? How can we prove the lawfulness of the new data processing? Who have the obligation to control this lawfulness? The public body, that is the first data controller? A third party? The national supervisory authority? It is a large question. How to ensure the data quality that will be reused, how to respect the limited time of conservation of personal data, etc. So, what are our main recommendations at this stage? I said to you, it's an imperfect work. We work on the last version of the PSI directive that is currently in force, and the version of the Data Protection Directive. Now there are a new framework, but that is still not in force. So a main recommendation, and the EDPS has tackled this issue also, is to make more reference to data protection legislation on PSI directive. For instance, just to mention two articles, Article 7 on transparency on the PSI directive, should, for instance, impose the establishment of a privacy policy, a general privacy policy, for instance, in the website of the public body, or an information document about what personal data could be reusable and what not, first by PSI holders, the public body, but then also to the new data controllers, the reuser. Another example is Article 8 about licenses. When there is a public license,
established by the public body, this license should also remind the respect of privacy and data protection principles and the obligations of the data controllers, as provided by the data protection legislation. Another main recommendation, and I just repeat, we are just a working group, but there are already actors at European level that work on interpretation of data protection legislation. There is the need, for instance, for the Article 29 Working Party, which is an advisory body at the pan-European level. It needs to update its working paper 83. It dates from the first text of the PSI directive, and it should provide more guidance on how to combine both legislation. It provides already some things, but it's not clear with the current framework, and make propositions of general assessments, what kind of personal data could be reusable or not, that when then the national authority bodies should take and adapt to their own legislation. There is also a need to give more guidance and clarify crucial points. For instance, what are the differences between access to public information, which is under the Freedom of Information legislation, which is national law. What is the difference from access to personal data, which is under the data protection legislation, and access to PSI of personal data for reuse purposes, which is under PSI directive. So there is a combination of different legislation that should be made, and they should provide more guidance on that. Also, always the problem of anonymization. What is anonymization from a legal point of view, from a technical point of view, and how far should it go? Should it be a default rule like in Belgium? I don't think so, and the consortium also agree. Maybe it could be a principle for some personal data that are already in the hands of public sector bodies, but not a default rule. And then, what are the technical possibilities of privacy by design within public sector databases and registries? There are already some technical possibilities. Why not to propose that? Maybe Eleonora will tackle this issue after. As the EDPS recommends, PSI directive provision should make clear reference to the national data protection authorities that already exist since the data protection directive, that have a sort of case law that already exists. Not all have tackled the issue of reuse of personal data, but some of them have done these issues. The CNIL, the work done by the CNIL in France with the CADA authority could be a good example of good practices. And when reusers want to reuse personal data, they should be addressed to these national authorities, and to avoid principally disparities of solutions. Moreover, with the new proposal of PSI directive, there is a reuse authority that is created. As I've mentioned, European Commission should be inspired by examples of best practices. EDPS provides a lot of guidance on access to public documents within new institution, on the opinion about the reuse of PSI, so why not take their experience within this arena. There are also some national combined authorities that tackle the issues of access to PSI and reuse of it and data protection, like in Slovenia or UK. And moreover, maybe before a change in directive, address the problem of bad transposition of the directive of by some member states. The last developments. Our paper dates from December, some days after the European Commission issued the proposal for the review of PSI directive. But unfortunately, there are still no mention the data protection issues that we have tackled in our paper, or has completed its provisions about that. With the new principle of reuse, new data protection issues appear,
So this is a great challenge. And in January 2012, the European Commission issued also a regulation on data protection, which increases the problems, because now we are talking about two directives, then there will be a regulation that will much more force than a directive, so how to combine these tools. But unfortunately, this regulation doesn't mention also a reuse of PSI issues. And it seems more complex than the Data Protection Directive, so I don't know if for the reusers of personal data it would be a good deal. So I won't ask the last one. So as you know, the EDPS issued its opinion on April. I am proud to say that our paper is mentioned in your papers, so I think we have reached the aim of this consortium. Make awareness, raise awareness of policy makers about these issues, so thank you. And I think the new proposal of PSI Directive should take it in account. They address the same points and others more deeply, and they give a lot of good advices. Thank you. Sì, grazie. Come abbiamo sentito, appunto, la relazione è finita sul punto che avevo indicato all'inizio, cioè noi siamo comunque in una fase di passaggio, sia perché c'è una proposta di nuova direttiva, sia perché c'è una proposta di nuovo regolamento. Quindi in ogni caso tutto si va a collocare in un contesto nuovo. Il problema che dovremmo porci è perché il regolamento non ha preso in esame il reuse, cioè non ha preso in esame l'open data, ha preso in esame vari aspetti nuovi, ma non questo. E questo è un problema, e anche noi come Future of Privacy non lo abbiamo sottolineato abbastanza. In questo senso è importante che i colleghi siano richiamati a prestare attenzione a questi aspetti alla luce della proposta della Commissione. Infine, un'osservazione sola. Io penso che l'open data, per qualunque significato gli vogliamo dare, quanto prima diventerà e sarà riconosciuto come un diritto fondamentale. Qualche paese è già riconosciuto come right to know. Non è importante, tenete conto, anche la privacy non era riconosciuta come diritto fondamentale in Unione Europea. La direttiva, perché era una direttiva? Perché era di mercato interno e si limitava a creare una normativa di armonizzazione per facilitare il mercato interno. Ora, la storia dell'open data assomiglia moltissimo alla storia della privacy, infatti arriva adesso a prevedere l'autorità che la direttiva del 95 già prevedeva per la protezione dati. Quindi anche qui credo che possiamo dire oggi non è un diritto fondamentale, la privacy è un diritto fondamentale, però guardiamo con la testa voltata all'indietro. Il problema credo che sarà sempre di più che sono tutti e due dei diritti essenziali delle società contemporanee, che hanno una grande valenza come diritti nell'ambito del diritto pubblico, cioè del buon funzionamento delle nostre società, l'uno e l'altro, e poi sono anche diritti fondamentali del singolo, uno a conoscere e l'altro a essere protetto. Però la prospettiva più feconda è quello che sono tutti e due modi di essere di queste società. Quindi appartengono al diritto pubblico europeo, io spero quanto prima al diritto pubblico mondiale, perché solo questa è la collocazione che ci consente poi di affrontarlo. Adesso Leonora Bassi ci illustrerà tutte le possibilità tecniche e credo anche giuridiche per affrontare questi problemi. È dell'Università di Torino, è nota credo a tutti i presenti che lavorano in questo settore, le passo subito la parola. Molte delle cose che pensavo di dirvi sono già state dette da chi ha parlato prima di me, quindi sarò breve. Dunque, come abbiamo detto, l'occasione dell'utilizzo dei dati personali consente di porre in evidenza alcuni aspetti fondamentali del diritto alla privacy e alla protezione dei dati e allo stesso tempo a valorizzarne alcuni elementi, come la necessità di pensare a degli strumenti per la circolazione dei dati e non soltanto per la loro conservazione e per la loro sicurezza. Tuttavia ci sono anche altri stimoli fondamentali che la data protection fornisce alla materia degli open data,
e cioè soprattutto un'attenzione alla qualità dei dati e alla loro sicurezza. Chiaramente chi si occupa di data protection pensa alla qualità e alla sicurezza dei dati con una prospettiva particolare e settoriale. D'altra parte sono temi e problemi che sono molto cari a chi si occupa di circolazione delle informazioni anche non personali. In questo senso è opportuno muovere anche da due diversi approcci, che sono quelli che sono stati evidenziati dal Working Party articolo 29 e poi dalle DPS. Già nel 99 e poi nel 2003 il gruppo di lavoro articolo 29 ha posto l'attenzione sul case by case approach, cioè sulla necessità di individuare e di selezionare i tipi di dati che potevano essere oggetto di apertura per riutilizzo e di strutturare modalità di apertura a seconda della natura dei dati e dei contesti di riutilizzo, quindi facendo una selezione tanto ex ante sui dati quanto sugli strumenti per la loro apertura. A questo approccio si aggiunge il proactive approach, che è stato portato avanti e chiarito molto bene dalle DPS a partire dal 2011 e poi anche nell'opinion sull'open data package, cioè la necessità per gli organismi di diritto pubblico e le amministrazioni di adottare un approccio positivo e proattivo all'apertura dei dati. Questo perché non soltanto per ragioni interne alle amministrazioni, ma per fornire le persone interessate ai dati, i cosiddetti data subjects, di reali possibilità per attuare i loro dati, per attuare i loro diritti sui dati. Questo implica però a livello di amministrazione una strutturazione delle varie fasi di trattamento dei dati in vista dell'utilizzo, tanto dalla raccolta, dalla loro digitalizzazione, dal loro inserimento in dataset già pensati in vista dell'utilizzo e della disseminazione delle informazioni, quanto nelle fasi di apertura, quindi di comunicazione attraverso una previsione più dettagliata di quelle che sono le informative sul trattamento e poi attraverso strumenti come il Data Protection Impact Assessment, che avrà soprattutto se il regolamento sulla privacy avrà avrà l'attuale formulazione, avrà un peso sempre maggiore. Questi due principi, questi due approcci devono tener conto anche di un altro principio fondamentale, che è il principio di accountability, che, su cui la proposta di regolamento in materia di dati personali ha puntato molto l'attenzione. Questo ha una funzione in relazione alle procedure di apertura dei dati e quindi alla reale possibilità di riutilizzo, ovvero sapere chi è responsabile per le varie fasi di trattamento di dati in vista del riutilizzo aiuta ad un miglior riutilizzo e aiuta a una migliore protezione dei dati. E in questo probabilmente quelle che saranno le nuove norme sull'accountability e sul rapporto tra controller e processor nel nuovo regolamento sui dati personali consentiranno di avere un quadro molto più preciso, anche eventualmente con la previsione di sanzioni all'interno delle amministrazioni e anche per gli eventuali riutilizzatori, in caso di violazione dei principi sul trattamento dei dati personali. Venendo rapidamente a quelli che potrebbero essere degli strumenti, qui ne vedete una rapida lista, non ho inserito le licenze perché su queste io ho un po' di perplessità, però tutti questi strumenti in realtà devono coesistere nell'arco e nell'ambito di quello che si può chiamare l'ecosistema degli open data. Anche l'idea che l'anonimizzazione elimini la necessità di altri strumenti lascia un po' il tempo che trova. Da un lato ci sono sostenitori del principio di anonimizzazione che le attribuiscono una capacità di rimente, dicendo che il dato anonimizzato non è più un dato personale, non è necessario proteggerlo. Dall'altra parte, tanto tra gli studiosi che si occupano di tecniche di anonimizzazione, ma anche in ambito giuridico, ci si è resi conto che ci sono diversi livelli di anonimizzazione e infatti di questo il documento delle DPS dà conto
indicando la necessità di individuare il preciso livello di anonimizzazione che deve seguire il dato, cioè a seconda della natura del dato personale con cui abbiamo a che fare e degli scopi del processo di riuso e potenziali rischi per i soggetti, si dovrà individuare un adeguato strumento di eventualmente di anonimizzazione o di pseudonimizzazione, ovvero di trattamento in forma anonima, come avviene ad esempio per i dati statistici. Da segnalare che rispetto però all'anonimizzazione, dalla posizione del Working Party del 2003, che la consigliava fortemente, si è arrivati ad una posizione più forte delle DPS, che la suggerisce come regola di default, chiaramente con tutte le cautele sulla sua percorribilità e non solo sui suoi costi. Perché la pubblica amministrazione che decide di anonimizzare i dati deve essere in grado di supportarne i costi. Su questo punto, in effetti, la proposta delle DPS è molto interessante, in quanto prevede la possibilità di caricare parte dei costi dell'anonimizzazione sui futuri riutilizzatori attraverso un aumento dei principi di tariffazione sopra il costo marginale. È anche vero che però in questo modo c'è la possibilità tanto di far ricadere sui privati il costo di anonimizzazione, ma rischia di essere ancora forse troppo poco. Un altro aspetto interessante a livello a questo punto di policy di riutilizzo e di anonimizzazione è il suggerimento che viene dal Regno Unito, che ha appena pubblicato il white paper sugli open data, in cui non soltanto si indica l'anonimizzazione come strumento di default, ma si prevede anche la necessità, accanto a un impact assessment, di svolgere dei test di de-anonimizzazione incrociando i dataset anonimizzati con eventuali altri dataset che possono portare alla reidentificazione degli individui. Ovviamente questa è una materia ancora necessariamente in continua evoluzione, come tutti gli strumenti tecnologici prestati al diritto, e in questo senso l'approccio e il principio di privacy by design, così come è stato affermato negli ultimi anni a livello europeo e a livello internazionale, sembra essere il modo in cui si deve guardare agli strumenti da utilizzare per proteggere i dati e per farli circolare adeguatamente. Così come l'utilizzo di privacy enhancing technologies che possono condurre la persona interessata al trattamento di dati, cioè il data subject, ad una migliore tutela attraverso specifici strumenti. Si pensa ad esempio a problemi legati alla tutela del consenso piuttosto che alla tutela degli stessi dati in oggetto. Un altro strumento fondamentale che probabilmente aumenterà il proprio peso se il regolamento in materia di protezione dei dati personali avrà la formulazione proposta dalla Commissione europea è la previsione di un impact assessment. In questo senso si è pronunciato anche l'EDPS. Impact assessment che deve essere adottato tanto dagli organismi di diritto pubblico e dalle amministrazioni che decidono di rilasciare i dati, quanto peraltro deve essere adottato comunque in molti casi, soprattutto quando si tratta di dataset particolarmente sensibili, deve essere adottato anche dai riutilizzatori. E su questo vi è quella specularità tra diritti e doveri di trattamento in capo tanto al soggetto pubblico quanto al soggetto privato riutilizzatore. Il privacy impact assessment, così come è indicato dalle DPS, in realtà ricalca quella che è stata la proposta di regolamento in materia di dati personali della Commissione e calandolo però in materia di open data, deve contenere l'indicazione normativa nazionale che autorizza il rilascio di dati per il riuso,
deve indicare gli scopi, e questo è un punto abbastanza delicato, se debba indicare gli scopi per cui si possono riutilizzare i dati, ovvero soltanto gli scopi che erano di raccolta originaria dei dati, deve indicare il dovere da parte dei riutilizzatori di rispettare la legislazione in materia di dati personali e soprattutto, aspetto interessante, deve indicare, può indicare, misure tecniche necessarie per la protezione dei dati laddove ci siano rischi particolari. Ad esempio, nel caso si tratti di dati anonimizzati o pseudonimizzati, si prevede anche la possibilità di imporre al riutilizzatore di anonimizzare i dati stessi, ovvero si possono attraverso il privacy assessment introdurre obblighi di misure di sicurezza specifici per determinati dataset. In quest'ottica ci si muove verso misure di soft law e in parte la previsione di privacy policy per l'apertura si sovrappone al modello del privacy impact assessment ed è significativo e importante spostare questo tipo di strumento a tutti i vari livelli delle amministrazioni, non soltanto nazionali ma anche locali e settoriali. E la previsione di codici di condotta tanto per gli utilizzatori quanto per i soggetti di diritto pubblico, di linee guida, di libri bianchi in materia di best practices, e potrebbe avere in questo un ruolo abbastanza significativo la introduzione, diciamo a livello dettagliato in tutti gli enti di diritto pubblico, del Data Protection Officer, il quale, secondo in alcuni paesi è già presente a livello di istituzioni europee, è già non soltanto presente ma attentamente normato, e secondo quello che è la proposta di regolamento in materia di dati personali dovrà essere introdotto in tutti gli stati membri e a vari livelli dell'amministrazione. Questa figura verrebbe, nel caso di apertura di dati personali per il riuso, ad avere un ruolo abbastanza chiave, perché sarà infatti il soggetto che si occuperà di raccordare le varie policies in materia di apertura e protezione dei dati. Un'ultima considerazione sulla possibilità di introdurre una data protection clause all'interno delle licenze. Questa possibilità in realtà è già stata avanzata da parecchio tempo, già per quanto riguarda l'Italia già nel 2005 l'autorità garante aveva sottolineato questa esigenza, soprattutto mettendo in evidenza la necessità e la possibilità attraverso le licenze standard di richiamare gli utilizzatori ad una responsabilità di protezione dei dati, così anche come all'osservazione di codici di condotta. D'altra parte, nel 2011 una decisione della Commissione europea ha indicato come nei termini di licenza per l'utilizzo di documenti interni alla Commissione, ha indicato che potesse essere indicata la fonte di origine dei dati, l'obbligo in capo ai riutilizzatori di non stravolgere il significato o il messaggio originale del documento e d'altra parte la non responsabilità della Commissione per degli usi distorti degli stessi. A questo si aggiunge l'indicazione delle DPS di indicare come data protection clause non semplicemente un rinvio generico ma anche l'indicazione degli scopi, non soltanto di scopi di raccolta originaria ma eventualmente anche quelli di possibile riutilizzo, di indicare la previsione di misure di sicurezza, l'adozione del privacy impact assessment ed eventualmente l'anonimizzazione. Ora, rispetto a questo io un po' di perplessità le ho, ma soprattutto chiedo agli esperti di licenze in materia. Le mie perplessità sono rispetto alla possibili problemi di interoperabilità tra licenze che questo potrebbe creare, problemi legati alla necessità di stabilire i limiti della verifica da parte dell'organismo di diritto pubblico rispetto alla compliance da parte del licenziante, e soprattutto
mi dà un po' di perplessità perché con una previsione di questo tipo attribuirebbe in capo al futuro riutilizzatore la necessità di sobbarcarsi di un forte onere probatorio rispetto alle misure tecniche da adottare e al tipo di protezione che vorrà porre in essere. Grazie. Sì, io concordo soprattutto con tutto ovviamente, ma soprattutto sull'ultima osservazione, questa storia di dire mettiamo nella licenza che tu ti carichi del rispetto della protezione dei dati quando usi il dato, o peggio ancora, dove non c'è licenza, sposto dall'amministrazione all'utilizzatore, a quello che ne viene a conoscenza, l'onere di garantire la protezione dei dati personali, mi pare un non senso. Non solo perché carica l'utilizzatore di un eccesso di compiti e di competenze, facendo rientrare dalla finestra quello che esce dalla porta, nel senso che è troppo forte la responsabilità per il singolo cittadino che viene a conoscenza di un dato di caricarsi di tutte l'analisi della eventuale protezione dei dati personali, della loro esistenza e così via, ma è anche un po' come dire a uno l'altro di automobili, beh, io ti do le chiavi, ricordati che però me la devi custodire, voglio dire, sembra una cosa un po', se deve essere una protezione non la si può affidare unicamente all'autoregolamentazione dell'utilizzatore del dato. Invece il discorso del privacy officer è interessante, però tenete conto che il privacy officer è previsto per le imprese solo superiori ai 250 addetti. Per le pubbliche amministrazioni a tutti, ma per le imprese solo superiore a 250. Ora, se uno degli scopi non è solo la conoscenza, ma l'utilizzazione, e quindi l'utilizzazione in capo anche a strutture private di dimensioni minori, questo il privacy officer potranno averlo come potranno non averlo. Però è interessante il suggerimento perché fa diventare e fa emergere quello che secondo me è una possibilità. Adesso qui si parla di costruire un'autorità di controllo dell'open data, accanto all'autorità di protezione del dato, no? Per cui avremo due autorità distinte. E per esempio un privacy officer che caricheremo anche della responsabilità di decidere cosa può essere diffuso e cosa no. Quindi si può ragionare se non seguire l'esperienza inglese di cui parlavamo prima. Gli inglesi ormai credo da 10 anni hanno l'ICO, Information Commissioner Office, cioè l'autorità di protezione dati inglese ha come etichetta Information, non Data Protection, cioè loro hanno costruito subito di mettere in capo a un unico soggetto sia il diritto a conoscere rivolto alla pubblica amministrazione sia il diritto a proteggere. Se ci si muovesse in quella direzione, allora anche il privacy officer potrebbe assumere la doppia natura. Però su questo direi che il regolamento presentato dalla Commissione non va su questa strada. Quindi se si dovesse riprendere questa prospettiva, come dire, va ripresa per la coda all'ultimo momento, perché la discussione come è partita è su un'altra strada. Abbiamo consumato tutto il tempo a disposizione ottenendo dal catering un quarto d'ora in più. Chiedo al professor Ricolfi come mi devo comportare. So che c'è qualche osservazione in sala, ne prenderei un paio. Poi perfetto, allora se ci sono delle osservazioni, prego. Ho fatto un po' un giro per capire. Dite il vostro nome. Sì, Enrico Marco del Centro Nexus Internet e Società. Io volevo riprendere il discorso relativo all'inserimento di qualche tipo di previsione relativa alla privacy nelle licenze, non tanto per approfondire il discorso sull'interoperabilità che risolverò nella sessione di domani dedicata all'interoperabilità, quanto per chiedere il vostro parere riguardo alla possibilità di standardizzare in qualche modo le previsioni in licenza o semplicemente le note relative alla privacy, quel reminder per gli utilizzatori che dice stai scaricando questo dato, è disponibile con licenza Creative Commons 0, ma attento che ci sono i dati personali, per cui puoi usarlo solo nell'ambito della legge sulla privacy, per aiutare l'utilizzatore a capire per quali finalità quel dato può essere utilizzato, ad esempio trasparenza della pubblica amministrazione. Abbiamo un modo di fare come per Creative Commons delle macro classi di riusi compatibili con le finalità?
meta per cui il dato è stato raccolto. So che è difficile, sembrava difficile anche per il diritto d'autore, dove c'è libertà di contratto, lì si è fatto molto e mi chiedevo se si potesse immaginare per qualcosa anche per la privacy. Come devo fare? Facciamo una risposta alla volta o raccogliamo domande? Allora do subito la parola a Eleonora Bassi, credo che la domanda fosse a lei, però un'osservazione soltanto. Se le mettete nelle licenze con l'idea di standardizzazione implica un'armonizzazione molto più avanzata di quella prevista dalla direttiva, è più adatto a un regolamento allora, cioè a una legislazione uniforme. L'altra indicazione, sulla quale però non sono in grado di essere esaustivo, viene dai miei tecnici dell'autorità finché ci stavo, è l'idea di usare il Web3 di prossimo arrivo per inserire in ciascun dato la storia del dato. Quindi allora sì, si potrebbe in ogni dato indicare se il contenuto presenta degli aspetti di protezione dei dati personali e vedere poi l'uso e il modo con cui nell'uso del dato viene assicurata questa protezione. Però è una suggestione della quale io mi limito a dare questa riflessione perché loro sanno tutto del Web3. Io ancora ho solo capito che sarà un nuovo salto tecnologico. Ma brevemente, secondo me si possono sintetizzare in modo abbastanza chiaro per inserirli in una licenza quelli che sono i diritti e gli obblighi a cui è tenuto il riutilizzatore e a cui saranno tenuti i successivi riutilizzatori, in modo che questi circolino con i dati e le licenze. Ho molti più dubbi su quanto riguarda invece l'indicazione di macro aree di scopi compatibili. Per quanto mi riguarda andrebbe in primo luogo contro allo stesso principio di riutilizzo, per cui il bello dell'utilizzo è che gli scopi sono aperti e non predeterminati. Dall'altra parte in realtà risponderebbe poco a quella che è la protezione del principio di finalità in materia di protezione dei dati personali, per cui per certi aspetti può avere un senso che nelle licenze siano indicati gli scopi di trattamento e di raccolta originari, però poi lasciando completamente aperta la eventuale compatibilità o incompatibilità di queste. Ok, io solo rapidissimo, non ho ancora capito questo desiderio di continuare a difendere il trasferimento di dati all'estero con l'open data su internet. È un mistero che non riesco a risolvere. Come si può immaginare di usare le contract clause per assicurare tutele del trasferimento all'estero quando il trasferimento avviene semplicemente mettendolo in rete e rendendolo accessibile a tutto il mondo? Però i colleghi del Working Party continuano a parlare di tutela del trasferimento dei dati all'estero, ma forse sentiamo gli altri e poi possiamo discutere. Oreste Caliano, Università di Torino. Chiedo scusa a Miss Janssen e al rappresentante della Commissione perché domani ho consigli di facoltà, ma faccio una domanda che collega tutti e si riferisce alla soft law e ai codici di condotta. E sono stati citati i soggetti che porranno in essere i codici di condotta, diciamo gli enti pubblici, i rappresentanti degli enti pubblici e gli utilizzatori. Mi chiedo se anche in questa materia saranno presi in considerazione i soggetti terzi, cioè i rappresentanti dei consumatori, che possono essere molto interessati, pensate all'utilizzazione dei dati pubblici a fini commerciali, la profilazione del cliente e quant'altro. Il tema è molto delicato, soprattutto, come ci diceva il nostro Presidente, con riferimento all'utilizzazione dei social network. E quindi la rappresentanza dei consumatori in questa materia può essere utile. Vorrei sapere semplicemente se è un soggetto rilevante oppure no. Grazie. Slightly, a couple of years, so we are incorporating.
your regulation could be enforced. On the other hand, there is a cultural matter here, and it has been very striking the fact that we have two different cultural perspectives here. The zero-sum approach championed by Professor Pitelli. He started presenting our debate as saying that there are two mortal blows against that action in the line of the open data language. On the other hand, different solutions for our win-win perspective. But this win-win perspective entails a technical debate about how to achieve such purposes like anonymization and stuff like that. But again, let me stress this point. You're talking about things that I know because I'm working about this kind of stuff, especially for security measures in Windows. In a couple of years, all this kind of stuff is going to be old. Thank you. My name is Rob Nordquist and I'm representing the reusers. I'm a member of the PSI Alliance. I'm very glad that we discuss the PSI even though we talk about personal information. It's very important to understand that this is really working in many countries today, that you use personal information and you use it as a reuser. I would just point out the Nordic countries because there you can reach any information regarding vehicles, regarding cadastral information, population information, and so on. And everything is working the way you discuss it. You get a license to use the information, and you get the possibility to get the information the way you want it, and then you have restrictions how to use it, that is inside the license. And I think it's very important to understand that it comes directly from the government, who gives instructions to the authority. The authority gives licenses, and the licenses, is inside it you have restrictions for these using the information. So it's actually working. And I would like to point out another thing that you could use if you want to use personal information. You could regulate the way of access to the information. Normally, these big registers we have up in the Nordic countries, they are restricted by an access. Let's say you can only get it online. That means you never leave. The information never leaves the authority. That means that is a way to restrict it. Another way to restrict it is just to make it possible for certain companies and certain other authorities to update their information, and then with very strict restrictions. So I think it's possible to combine this. And we have also been following the changes in the Data Protection Directive towards the regulation. And the suggestions have been changing. There is a clause that really contains a balance of interest. That means a balance of interest for the companies using the information for, let's say, direct marketing, whatever you use it for, and for the data protection. So I don't think we have to give up yet. There will be possibilities, even after 2 years. Io vi proporrei 3 minuti per uno per le risposte, col che arriviamo a 14:45, possibile? No, allora chiudiamo qui, senza risposte? Allora chiudiamo qui e poi le risposte ve le diamo chiacchierando mentre mangiamo. Grazie a tutti. Allora.